Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Need for Speed Unbound. L'ultima settimana prosegue e noi siamo pronti per il lunedì notte per andare a spippolare qualche garetta. 12.000 balbonata, quella da 40.000 la valutiamo. Qui cosa abbiamo? Babbonata. Va bene, no, pure se ce ne stanno poche non mi lamento, perché come detto, almeno prendiamo tutto quello che c'è di buono a livello monetario e sti geyser. Allora, staffetta prova finale, abilità al volante, 0-40.000, va benissimo, ci facciamo questa. Tanto sicuramente in questa nottata ci sarà qualche consegna, di solito la notte, consegnine. Guarda qua come sfoggia la nostra... Ehi, ti va di guidare un altro veicolo della collezione di Alec? Riesco a pensare a niente di meglio da fare in questo momento. Bene. Beh, oddio. Ti mando la posizione. Diciamo che qualcosina da fare ce l'avremmo pure, mo. Ehi, Ryder. Tutto ok? Pensavo alla notte in cui se n'è andata. Ehi, non è colpa tua, Ryder. Sì. Non sono responsabile delle sue azioni. Bravo. Ma lo sono delle mie. Forse non è troppo tardi. Non lo è. Quello che avevamo, ciò che abbiamo fatto insieme, non può svanire nel nulla. Possiamo ricostruirlo. Le basi sono solide. Come mai siamo così profondi? Non sei solo ad aver letto quel libro. Grazie per la chiamata. Un po' troppe volanti nei paraggi, ma va bene. Allerta è alta, ci sta che abbiano iniziato ad intensificare tutto. Non solo per l'allerta, ma anche per l'ultima settimana, il fatto che erano un po' stronzi. Allora, il buon Shimizu. Vai, tu te rapi con la Ferrari, va bene. Noi te rapiamo con la GTR, quindi ad ognuno il suo. 58.007 dobbiamo migliorare. Vediamo, perché sarà sicuramente più corta, ma... Allora, sono tre giri, teniamolo bene a mente eventualmente. Spacca tutto. Oh, piano. Vabbè, inutile che punto a sti cosi, per carità, romperli vale, ma magari se sbagliamo per prendere sti cosi è meglio che facciamo la nostra derapata. Poi se investiamo qualcosa, ben venga. Portare la Yaris. Un po' larghi, un po' stretti. Allora, qua passiamo qui. Stipiamo. Questi li pigliamo. Oppela. Quello. Oh, si è imbarcata. Va bene, qua la facciamo così la curva. Tutto sommato ci può stare tre giri. Vabbè, già siamo a 37.000, quindi va bene. Oppala. Piano. Madonna. No. 2-2. Vabbè, ci sta. Sto cercando di riguadagnare terreno, ma abbiamo riguadagnato sta ceppa. Allora, siamo al secondo giro, ma siamo già a 74.000, quindi a posto così. Onesto. Siamo in galleria. Allora, qua ci sta. Cosa da beccare. Vai così. Va bene. No. Successivo. Ok. Guarda, quello se l'è sbangata di brutto, eh. Pure quello va. Ha ripreso trazione nel momento sbagliato. Sta di fatto che i punti li abbiamo abbondantemente fatti, quindi ho detto. Non dobbiamo per forza ammazzarci in derapate. Questa la facciamo sempre corta, ma
tagliata abbastanza. Vabbè, uguale. No, no. Meno male che non c'è proprio il cappottamento aggressivo. Va bene, e questa è andata. Mo, ce n'è un'altra, ci andiamo a fare quella. Poi facciamo la consegna, perché insomma, la consegna si fa, si fa. See, I was rooting for you too, man. You made me proud. Yeah. Ok, l'allerta più di questo se può fa. Ehi, hey, ti va di guidare un altro veicolo della collezione? Sì, fammi capire dove sta. Sta vicino, quindi va bene. Non riesco a pensare a niente di meglio da fare in questo momento. Bene, ti mando la posizione. Ci vediamo la police, sarebbe una buona cosa. Riguadagniamo la strada. Che non sta ne... non dovrebbe stare neanche troppo distante. Però giustamente ci mette. Vai, vai, vai. Ok. Preciso quando arriva il gippino, ma ci sta. Pontiac Firebird del 77. Un po' così rustichella, ma ci sta. Un po' di ispirazione. Com'è nuova, insomma. Molto da film. Merda. Come nuova non succederà mai. Sembra che sia un'altra di quelle che ho recuperato per te. Ma che simpatica canaglia. Farò qualche domanda in giro su quest'auto. Sì, tutte quelle che abbiamo recuperato per test alla fine erano di quello là, quindi. Mano, mano. Questa, se mi ricordo bene, spingeva tanto. Ma di brutto. Della serie che. Nah, controlli. Porca troia. Oh, pure, pure questi spingono, eh. Guardali come stanno in scia. Girare inizia a diventare un problema, però l'auto è diretta un po' così. Ma guarda, ti dirò, faccia lei, però per il momento un po' di off-road io ce lo sto mettendo, anche non volendo. Sì. Aspetta, quello sta a girare qua, quindi mi allargo un pochino. Riesco poi a ributtarmi da... Ma vabbè, tutto sommato, non so quanto abbiamo allungato. L'auto apparentemente non l'abbiamo neanche fracassata così tanto, quindi. Ci sta. Guarda, vai dritto per dritto, è inutile che stiamo a fare ste curve. AS. Scusa, ma che me la ributti sopra la montagna? Mo stava a dire che non la volevamo distruggere. Però che bottarella gliela diamo. Sembra in amicizia. Aspetta, aspetta, cazzo, vai. Perché signori, io onestamente la maggior parte della mia attenzione al momento sta andando alla minimappa. Voi direte, alla minimappa ti diceva di fare la curva. Sì, ma quando la minimappa ti dice una cosa del genere, tu sai che la minimappa mente. Perché la minimappa è sempre un po' troppo borghese. La niente, abbiamo. Cioè, quando ci stavano in seguito l'abbiamo distrutta, l'abbiamo distrutta molto. Ehi, mamma mia. Quale trazione. La minimappa è un po' troppo borghese per i nostri gusti. Però ci avrebbe risparmiato un bel po' di soldi. E vabbè, 30.000 insomma. Ci sta, ci sta. Ci rifacciamo andare bene. Andiamo pure a questa. 32.80. Vabbè, ci sta. Vediamo. Ehi, ottimo lavoro con quella consegna. Il cliente è molto contento. Assurdo doverla recuperare di nuovo. Mi sa che la storia del film era una stronzata. Oh, il film c'era davvero. Ma la pubblicità no. La produzione si è interrotta quando l'auto è scomparsa. Cavolo. A quanto pare Alec adora l'originale e odia i reboot. Inizia a starmi simpatico. Ora le riprese possono ricominciare. Buono a sapersi. Perché non avrei mai voluto privare un produttore del suo yacht di riserva. Che cazzo. Ho l'impressione che questa sarà un'altra delle consegne che hai fatto per Tess. Sorprendimi. Che auto è? Una testa rossa. Potrebbe darsi. Vediamo.
Ti mando la posizione. Ci andiamo dopo, mo. Siamo tolti l'ingorgo, magari andiamo a fare pure sta gara che non era troppo troppo distante, ma andiamo alla testa rossa. Cazzo. Io sto con Holden. Holden comprende i bisogni dei giovani di Lakeshore. Conosce i posti più alla moda da frequentare, come gli skate park, le caffetterie artigianali, i parchi, i sottopassaggi, dico bene? Sì, puoi scommetterci. Votate Holden Parker III, perché la pensa come voi. Non dimenticare le gelaterie e le malterie. I giovani voi amano Va bene, allora. Dai, vedi che poi ricicciano comunque le gare. Sfidiamo lui, sperando che non si risvegli troppo. Dai, comunque adesso riprendendo i colori. Dite che vi piace, dai, dite, lo potete dire che vi piace. Sì, Sotomayor. Credo sia la risposta. Oh! Ci stanno quei momenti dove te lo do io un colpetto, Medusa. Lo faccio diventare un gamberetto. Insomma, quella Ferrari la sta disintegrando in ogni dove, eh. Per carità. Pure noi non è che la trattiamo bene, la nostra GTR, ognuno il suo, però. A noi ce l'hanno regalata, lui credo l'avrà comprata. Cara e amara. Bella, per carità, bella. Cazzo. Eric, ti togli un po' da cazzo? Merda. Vai, police. Via, il primo. Quello con la Ferrari. Che c'hai i soldi per pagare le bollette. Io no. Bollette e multe. Ma non è vero. Ci si è appoggiato con la chiappa dell'auto. Non era da esplosione totale. Dai. Ce lo siamo persi il primo. Anche se a questo punto pure noi gli tiriamo un po' di sfiga. Probabilmente potrebbe ritrovarsi appiccicato qualche auto parcheggiata, no? Anche se sta spingendo veramente tanto. Là si doveva schiantare con qualcuno di quelli, no? Ormai se n'è andato. È anche tranquillo. Occhio. Noi gliela tiriamo, Per carità, pure se arriviamo secondi, vabbè, sti cazzi, per carità. Sarebbe meglio vincerla, ma non è che ho voglia di rifarmela, quindi. Quel che viene, viene, ci muoviamo. Detta così suona male. Cioè all'inizio si è schiantato come uno stronzo, quello mo sta a fare tutta la gara bella precisina. Maledetto. Mo se l'ha fatta tutta bella precisa. Yoshimitsu da Tekken direttamente è arrivato primo. Ci sta, non avevamo scommesso con lui, quindi almeno i 2000 ce li siamo portati a casa. Peccato per la non vittoria che ci toglie quanti soldi? Cazzo, tanti. Vabbè, sti cazzi. Andiamo a che era la testa rossa, dobbiamo andare a consegnare. Ho l'impressione che questa sarà un... Dov'è? Là. Ok. Pure sta cosa però della consegna, riconsegna della stessa auto per un tradimento, per il tradimento. Una ripetitività eccessiva, forse. No, ormai l'abbiamo fatta, è come voler riciclare la stessa missione. Ci sono, Yas. Ti chiamo a consegna completata. Se potevano risparmiare. Non lo so, alcune cose sembrano sì aver tirato un po' troppo per le lunghe il brodo. Tutti questi eventi della settimana tutti uguali. Che per carità ci possono stare, eccetera, eccetera.
Però soprattutto sta cosa qua delle auto consegnate una volta e riconsegnate un'altra, questo è veramente troppo. Madonna, aspetta che questo mi rompe il culo. Devo fare un'azione evasiva da panico, piano. Vai con l'azione evasiva da panico. Vai con l'azione evasiva da panico. Merda, non possiamo resistere a lungo così. No, che vuoi resistere? Cazzo, ma tu mi metti un guardrail che si rompe, uno no. Vaffanculo. Ma fammeli tutti uguali. Attenzione, tiralo. No, no, no. Ho quattro ruggine addosso. Sì, io credo un po' di piante. Per come abbiamo. Stiamo. Più che altro affrontato. No, abbiamo affrontato la boscaglia. Come stiamo affrontando la boscaglia? Damos, damos. Per forza. L'abbiamo distrutta, però. Cazzo. Allora c'è pure un benzinaio. Se riusciamo a beccare senza che ci inculano. Vedo il veicolo, ci sono le inculato. Centrale, qui autocinetta, siamo sul posto. Con quale incomprensibile e infattibile cosa. Va, va, va qua. L'auto ci è sfuggita da qualche parte a Kennedy Test Track. Provi a non sfondarla di nuovo. Provate quell'imbecille. Piano con le parole, come sempre. Questo è abuso di. No? Fermati qua, fermati qua. Spegni la macchina, falla passare. Sì, la Madonna è incoronata però. No, no, signori, io non. Veloce, 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 cerchiamo di consegnare sta merda di macchina. Cioè, la macchina non ha niente di che. È il gioco che. Certe volte veramente la vuole tirare troppo per le. Troppo per le basta. Era contento di riavere l'auto in buone condizioni. Non capita spesso di liberare una testa rossa. Sono curiosa. Che storia ti aveva raccontato quell'imbroglione? Mi ha detto che uno stupido riccone la voleva per la sua collezione di macchine arcade. Ah! Lo so, devo smetterla di abboccare a tutto. In realtà questa storia è vera. Cosa? Era un lavoro per Alec. La voleva per la sua collezione personale. Perché ora mi sento così idiota? Forse perché lo sei? A dopo, Yas. E quindi, vai. Ecco così. No, perché certe volte, signori, veramente ti tira troppo per le lunghe alcune cose. Cioè, sì, mo pure là, dai. Inutile che lanci 600.000 macro, capito? Dopo 25-30 ore di gameplay, tutto uguale, insomma. Continuo a collegare i miei strumenti alla presa più in basso, perché Jasmine attaccava sempre il telefono a quella in alto. Che strano, eh? Allora, queste da 20, paghi pure l'iscrizione. No, no, andiamo veramente più al punto, signori, perché 12-30... Faccio solo quella da 60, va bene. 16.000, sì, ci possono stare. Andiamo un po' più spediti, signori, perché sennò veramente qua non ne usciamo... Cazzo ha fatto, vai. Esci, esci, sì. Perché sennò veramente non ne usciamo più. Ehi, matricola, hai tempo di occuparti di un lavoro per il garage? Dimmi. No. Dimmi, mi ha rattaccato in faccia. Ma scusa, dimmi qual è il lavoro. Notizie di Yas. L'ho sentita ieri. Sta bene. È presto per dirlo. Stiamo esplorando diverse piste. Vedremo come andrà. Viste? Rilassati, sappiamo quello che facciamo. Non voglio che tu... Raiden, devi fidarti di noi, ok? So che è difficile, ma è la cosa migliore da fare, per tutti noi. Va bene, va bene. L'infanzia è finita per voi. Non so se sia mai iniziata. A volte mi sembra di non riuscire a stare al passo. È colpa mia. Senti, tutto quello che hai fatto per me ha un valore enorme. Non sarei qui se non fosse per te. Forse non te lo dico abbastanza. Ok, ho capito. A dopo, matricola. Shogar, sembrami 4 buddi, dai, eh. Allora. Eventino, sfidina, scommessina. E poi facciamo la consegna pure per lui, che tanto vedete, comunque le altre cose ce le aggiunge, non è che non abbiamo cosa da fare. Cioè, insomma, abbiamo pure troppe, cioè, se mettiamo solo una gara. Let's go crazy. Colpiscili ancora e vedrai cosa succede.
Voi dovete stare calmi, madonna, quanta rabbia repressa. La polizia deve darci tregua. Centrale, sono alle costole. Stavano alla partenza, a sto punto potevano partire con noi, no? Scusa. Si sono piazzati allo start. Tanto vale che si iscrivevano. Quelli per non pagare il coso d'ingresso, il biglietto d'ingresso. E questo chi è? Ah, vedi Shimizu? Madonna. Attenzione a Shimizu. Via Shimizu, biondo. Curva? Apparentemente sì. Là. Don't turn back, I'm right behind you. Che rischio. Squadra, qui pattuglia. Partecipiamo alla festa. Va bene. Poi non dice a noi, però noi siamo felici se partecipano. Magari prendono la Ferrarina di Shimizu, insomma, pure. Sempre in amicizia, sia chiaro. Allora, ho tanta paura quando andiamo così veloce perché basterebbe veramente poco. Centrale, anche la pattuglia si unisce all'inseguimento. Per far sì che tutto possa andare discretamente in malora. Perché questi stanno qua dietro come i falchi. Come degli avvoltoi attaccati ai maroni. Sicuramente. Oh. Sì, è un po' stile mini 4VD Hot Wheels sta GTR, è molto sopra le righe. Ho sbagliato tantissimo. L'auto sospetta è pronta per essere rottamata. Porca troia, meno male. No, lo schianto è stato buono da un certo punto di vista. E la... Niente, sta gara non la possiamo vincere. Ah, ci sta, no, non la rifaccio minimamente. Basta. Alcune gare che devi buttare il sangue. Va bene, anche i santi ce li buttiamo ben volentieri. Cioè, volentieri nel senso, va fatto, va fatto. Ehi, matricola. Sì, sì, consegniamo sto baracchino, dove sta? Cioè, no, non lo so se dobbiamo consegnare un baracchino. Dall'altra parte della città? Vabbè. Allora, vediamo che dobbiamo fare. Siamo arrivati. Subaru, BRZ, che ci dobbiamo fare? Consegna l'auto. 2.25, quindi qua è a tempo. Anche se arriva un po' distrutta, non fa niente, vai. Oddio, ah no, la partenza non l'ho calcolata. Vabbè. Bene uguale. Aspetta che dobbiamo un attimo adattarci allo stile deraposo di questa, perché è versione derapata, si vede che l'avete attrezzata per fare di driftate, che ci sta, però cerchiamo di non piantarci in curva. Caricato bello prepotente. Scusa biondo, ma qua secondo me gigioneggiamo troppo, eh. Però vabbè, ci sta. Effettivamente, anche se poi prendiamo meno moneta, che ci mettiamo un po' più di tempo, però almeno ci divertiamo in questa discesona eccessiva. Non è una guida veloce, ma è una guida stilosa e sportiveggiante. Cappi cappino. Mi si è piazzato in mezzo ai coglioni. Mi ha bruciato la curva. Maledetto.
sta mappia pure il pupazzetto. Comunque ce l'abbiamo fatta, quindi era preventivato che ci sarebbe stata ben fatto. Una guida del genere. È bello che per te il garage sia ancora una priorità. Okay. Sì, beh, non è solo lavoro, è casa mia. Sono fiero di come stai gestendo le cose. Bene. Te l'avevo mai detto? Oh, no, mai. No, me lo sarei ricordato. Stasera offro io. Cazzo. Ehi, matricola. Pensavo di aver successo calcolato. Qualcosa di strano. Oh no, lo posso, ma è tornato. E ha portato anche i suoi amici. La madonna. No. Dici? No. Ci è arrivata una soffiata. Del tipo, incontriamoci al parcheggio e vieni da solo? Non mi sembra ci sia niente di sospetto, Ryder. Più, vieni a prendere l'auto in questo posto abbandonato e da solo. Che auto? La Chevrolet Bel Air che era stata rubata. Quando Yaz se n'è andata? Sì. Puoi andare a dare un'occhiata. No, sulle nostre vecchie auto vanno prese. Oddio, non me la ricordo questa se c'era, però se è legata, signori, alle auto che avevano rubato per forza di cose, vanno recuperate. Ci sta. Di spinta. Bel Air però me la dovete fare o rossa o quel verdino azzurrino retro proprio anni 50, verde acqua, insomma, azzurrino classico. Che ci starebbe molto bene. Così è un po' troppo tamarra, questo nero eccessivo. Bella, per carità, ma troppo, l'hanno resa troppo quadratona con quella. Paraurti davanti e paraurti dietro. Quello di serie avrebbe reso meglio, ste auto. Meno le tamarri, meglio, più belle sono. A gusto sempre personale. Occhio. Questa guidabilità non è neanche il top, quindi cerchiamo di... Vai. Spingi. Speriamo che dopo sta consegna la giornata può finire. È anche oggi che volevamo fare una giornata e mezzo. Mi sa che una giornata e mezzo non la riusciamo a fare, perché se andiamo a fare la notte ci possiamo provare, ma quante altre ce ne usciranno di consegna questo, consegna quello, fai quell'altro, attenzione, accompagna questo a casa, inseguimenti, no? Presumo la butto lì, non lo so, ma vediamo, possiamo provare. Da un'occhiata. Vai, spingi, che ce l'abbiamo quasi fatta. Ce la possiamo fare. A posto. Mo tutto sta a tornare al garage. Bene così. Bel Air del 55 consegnata. Hola Bel Air, è sicuramente la nostra. Chi è stato a chiamarti? Non lo so, dice di essere un'amica che vuole sistemare le cose. Può che essere Yas. Ci vediamo più tardi al garage. E insomma, sta cercando di sistemare le cose. Scusa che... io sto andando a casa. Abbia pazienza, non è colpa mia se passate dove abito, insomma. Ok. Allora, un po' è salito. Siamo arrivati a mezzo milione di dollaroni. Molto bene. Sono indeciso se farci... una mezzanotte... Siamo arrivati al dibattito finale tra la sindaca Stevenson e Holden Parker III. Teddy. Do il benvenuto a entrambi. È un piacere, arrivederci. Sì, ci starebbe, così poi facciamo 3-3 e poi la finale. Grazie. Sindaca Stevenson, alla luce dell'aumento degli interventi della polizia nelle ultime settimane, cosa vorrebbe dire ai cittadini di Lakeshore? 4 con iscrizione o faccio solo questa. Una misura temporanea e che presto torneremo alla Lakeshore tranquilla. Altre auto, scusa, non conosciamo e amiamo. Signor Parker III. L'altra notte, ok. Sì. Suga. Sì. A cosa?
Qual era la domanda? La domanda di chi? Parker terzo non è il top. Non vedo perché dovrei saperlo io. Ottime interviste, ottimi dibattiti, ottimo tutto. E allora, sicuramente come detto poi ci sarà qualche altro auto. Ho scoperto che Tess si sta impegnando per farci perdere la Lakeshore Grand. La mia vittoria sarà più dolce. Vuoi di... Allora aspetta, dove... Vabbè, è tanto la mia vittoria. No, hai sentito bene. Continua a ripetertelo, potrebbe avverarsi. Allora, cosa sta tramando? Non so, aspetto notizie dai miei informatori. Informatori? Siamo finiti in Spy Kids. Ti chiamo io, ok? Sicura che non preferisci usare un piccione viaggiatore? Aspetta, cerchiamo di uscire dalla boscaglia. Eventualmente indenni. Ah, non è di legno, tipo quelle che puoi sfondare in amicizia. Le fanno resistenti le roulotte al giorno d'oggi, eh? Per quanto quella non credo sia del giorno d'oggi, ma va bene uguale. Allora, aspetta che... Dove Cristo stava qua? Sto baracchino di merda. Oh, ho trovato. Vai, radunati. È una vitaccia questa, ma soprattutto a trovare le gare e arrivarci senza morire male. Ah, aspetta, che è A più l'alfa l'avevamo spinta noi, sì, anche se avevamo la Mitsubishi Lancer. Però, facciamo un giro con l'alfa, dai. Arlo? Vabbè, sti cazzi, tanti soldi ce li abbiamo. Ah no, l'alfa poi non l'avevamo più modificata, è vero. Vabbè, tanto praticamente non la stiamo usando più. Ma più che altro perché non ci stanno gare. Anche questa cosa, che ti sblocca determinate auto, per carità le puoi modificare per arrivare alla categoria successiva. Però, vedi, questa sta bene alla categoria più. S sì, ce la puoi far arrivare, senza ombra di dubbio, però... Non lo so. Avrei preferito averla un pochino prima, in modo tale da poterla sfruttare di più. Oh Cristo. Così da sola? Oh. Mo' abituati alla GTR. Non sono preoccupata. Ho visto come vedi. Per quello ti dovresti preoccupare. Ma non perché potrei mettere in pericolo. Esatto, in pericolo la tua vittoria, ma perché potrei mettere in pericolo la tua vita, eh? Non scherzano. Stiamo inseguendo le auto sospette. Scusa. Giovanno, tu sei quello che ti sei arrampicato prima sulla montagna? Nel caso, se teniamo le distanze, levati dal cazzo, però. Se teniamo le distanze è meglio. Siamo entrambi discretamente pericolosi. Cerchiamo di avvicinarci almeno alla Lambo per un po' di scia. Io uso già la prima tacchetta in modo tale, eccolo. Non particolarmente, però mi si è presentata l'occasione. Parlo davvero sul serio. Un altro po' di scia. Oh merda. La mappia. Pure Arlo che abbiamo fatto delle scommesse. Madonna, se è lunga la gara, eh? Ancora al 25%. Però se la perdiamo è difficile ribeccarla. Perché la Corvette spinge. La Corvette spinge. Non che la Giulia sia utilitaria, però. La Corvette spinge di più. Vai. C'è un po' di derapation qui. Occhio. Scusa. Schiantato. Ottimo. Vai mo. Dai, che ripiamo. La ripiamo.
pattuglia, siamo pronti a fermare il veicolo sospetto. Chi è? Manovra pit e passa la paura. Sembra in amicizia, sia chiaro. Tanto con la corvette può recuperare. Noi gli abbiamo dato il beneficio del dubbio, le abbiamo dato un attimo di possibilità di mettersi in gioco. Non so se abbia apprezzato, però ci sta. Sarà che ci abbiamo messo una gara di classe a più, che più che altro che paga così tanto, perché ci sono sempre tante categorie durante le giornate barra le nottate. Però di solito quelle con le categorie più alte ti danno delle reward più importanti. Questa volta non era così. E non ci sta. Non lascerò vincere. Più che altro vediamo se è finita questa. C'è qualche messaggio di consegne varie ed eventuali. Sarebbe apprezzato. Cioè, sarebbe apprezzato. Se lo fa subito sarebbe apprezzato. Se devo stare a gigioneggiare aspettando messaggi, ce ne andiamo al garage. Anche perché le altre garette che c'erano non erano così remunerative, visto che non so se effettivamente prenderemo un'altra auto o andremo con la GTR, con cui vi dico la verità mi trovo bene. Ho bisogno di qualcosa da bere. Per carità, si potrebbe provare anche l'acquisto di una Lamborghini, un Ferrarino, un'auto, un hypercar, non lo so però. Comunque la GTR mi ci sto trovando bene. Immagino che sì, voi optereste per un'altra auto, anche perché vedere nuove auto, modificarle, eccetera eccetera, sicuramente è interessante. Però trovandomi bene con quella, non so se valga la pena azzardare un'altra auto. Più che altro perché non vorrei magari spendere tanti soldi che potremmo reinvestire in altri veicoli magari. Tanto porco, dritti per dritti però. Avevo visto il percorsino che prevedeva una curvetta. Appunto che fanno, acceleri. Spingi, spingi. Gli altri fortunatamente sono rimasti un po' più indietro. Famoci lì qua, i nostri. Cerchiamo di non tirarcela. Ma chi te l'ha detto a te il fatto che stiamo prendendo le altre auto? Stiamo da Gesù. Madonna, per vedere la minimappa stavamo a fare un frontalone da panico. Bravo. Così. Bravi tutti, bravi tutti. Come detto, sta auto da sbullonati non è il top del top con questa livrea, ma vabbè, vediamo se ci fa sapere. Scelta di stile, no. No, più che altro è anche pericoloso stare in giro con un'auto di questa classe. Concentrarsi sulle elezioni piuttosto che sulle corse clandestine. Holden ha inspiegabilmente guadagnato 2 punti solo questa settimana. Ho parlato con lui dei progetti che intende realizzare qualora ottenesse l'incarico. Benvenuto, Holden. Allora, in alcuni spot della sua campagna elettorale ha menzionato i nemici di Lakeshore. Chi crede che siano esattamente? Ah, grazie per la domanda, Simon. La lista è lunga. I comunisti sono sicuramente tra i primi, poi i buonisti e i librai. I librai? No, libertari. E poi... È un po' l'antica questo qui, eh. Cioè, probabilmente è uno di quelli che vive nel...
Probabilmente la Bel Air andava bene per lui, ci sta, onesto. Va bene, dai ragazzi, ci sta a fare anche qualcosina in Manca meno per il poco, semplice fatto che matricola. adesso se Siamo riusciamo quasi al facciamo traguardo, cioè alla linea di un giorno e partenza. mezzo e Bisogna via. prima E raggiungere quella. poi si arriva Scherzo, all'ultima gara, scherzo. che ricordiamo comunque dobbiamo avere Ah, i nervi a filo 200.000 di per pelle. iscriverci, eh. Dobbiamo avere 200.000 per iscriverci. Scusate, vado un attimo su auto di un certo livello giusto per dare un'occhiatina. Vabbè, qua già ci stavamo, qua ci eravamo arrivati. GTR va bene. La Viper la amo, ma sicuramente ci bestemmieremo male. Cioè, questa più che altro magari da derapata. La Viper la adoro, ma già so che sarebbe una sequela di bestemmie infinite, quindi. McLaren anche ha il suo perché, eh? 570Q c'è anche quell'altra che usa coso là. Allora, questa qui 200 8200 ce li dobbiamo tenere. No, non ce la facciamo a modificarla. Non che devi modificare tantissimo, però se la vuoi fare da classe S per forza, S più per forza. Qua i prezzi già salgono. Bella pure la Lambo, eh. Qua già si parte da classe S più, non al massimo, ma a una buona a metà, ma i soldi, insomma, poi scarseggerebbero. Bella però, eh. Ah, per carità, anche la nuova Countach, bellissima. Ha fatto veramente un grandissimo lavoro di retro style e mi piace da morire. Più che altro è magari meno aggressivo, meno attraente forse di queste così per voi giovani, però riprende tanto la vecchia Countach. Proprio nello stile frontale, anche col colore bianco. E va bene, qui saliamo anche un po' troppo di prezzo, quindi poi non avrebbe senso. Cioè, probabilmente non riusciremo ad iscriverci, non è che non avrebbe senso, ma non ci riusciremo ad iscrivere. L'F40 non dico niente, ma i prezzi parlano da soli. Ragazzuoli, ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra, lasciate like e condividete, seguitemi sul secondo canale, Instagram, l'altro sito per le live e alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale.